Stefano, finalmente il mercato si è concluso. Buona notizia. Pareva che non si facesse niente, si è fatto tanto. È una squadra diversa e tutto sommato quella che abbiamo visto con la Giana, l'hai detto tu, alti e bassi. Ti ho fatto tre domande in una. Sì, no, per fortuna il mercato è finito, è un po' una cosa che ci si chiede, tutti gli addetti ai lavori si lamentano del mercato che c'è durante le partite o il campionato iniziato, quindi ci dobbiamo adeguare, ci dobbiamo adattare a questa situazione. Per fortuna è finito, sapevamo che c'era almeno un movimento da fare, che ce l'eravamo già detti anche quest'estate, serviva un giocatore di qualità che potesse essere un po' un jolly offensivo, che potesse darci anche qualche altra soluzione, non sempre le due punte, il trequartista o comunque anche due trequartisti con un attaccante, insomma. Ed è arrivato Capone, sono molto contento perché è un giocatore che ho sempre stimato tantissimo. Quando ci ho giocato contro, lui era nella primavera dell'Atalanta, io avevo la primavera dell'Inter ed erano 99 fortissimi, la primavera dell'Atalanta, fortissimi i miei. E lui, a mio avviso, era sempre uno dei talenti migliori. Quindi sono curioso di allenarlo e capire se ha ancora questa scintilla, questa fame per poter arrivare in alto, perché è ancora in tempo. Quindi spero che il nostro ambiente possa ridargli questa motivazione, questa ambizione, diciamo così, perché è un giocatore che ha grande qualità. Poi all'ultimo momento, gli ultimi giorni, si è concretizzata l'operazione così, l'uscita di Cavion, questo scambio. Anche lì andiamo a prendere un giocatore che a me è sempre piaciuto, quindi, e credo che all'interno di queste operazioni ci siamo rinforzati sicuramente, ma già con quelli che sono arrivati quest'estate, e abbiamo anche, e questo va dato merito, grande merito ai direttori, perché comunque sono stati fatti movimenti in uscita non semplici, perché le uscite non sono mai semplici, e nello specifico gli ultimi tre movimenti sono anche tre movimenti che vanno comunque a valorizzare, o comunque si dà la possibilità a giocatori che qua erano chiusi di poter dimostrare da un'altra parte. Vale per Alessio, vale per Busato e vale anche per Cavion, perché poi comunque il prossimo anno rientrano a Vicenza, quindi gli si è data la possibilità o l'occasione di trovare più spazio da un'altra parte, e per Cavion anche una Serie B, quindi per lui è un'occasione. Diciamo così che usciamo dal mercato, secondo me, e io da questo punto di vista sono contento. E poi dobbiamo migliorare quegli alti e bassi, ma lì sta al lavoro e al giocare assieme, perché, come si è detto, rimarcato, sembrava potessimo portare avanti il percorso dell'anno scorso, e invece, per vari motivi, ci troviamo con una squadra abbastanza cambiata, però non meno forte. Secondo me abbiamo dei valori, diciamo così, diversi rispetto all'anno scorso, ma i valori sono comunque alti e dobbiamo solamente dare continuità alle prestazioni. Anche l'anno scorso, quando sono arrivato, siamo arrivati, alternavamo momenti bene, momenti un po' meno. Pensavamo magari di essere un po' più avanti quest'anno, però purtroppo per necessità ci troviamo a costruire ancora qualcosa, e sono sicuro, sono certo che per le qualità che c'è l'organico alla rosa arriveremo dove bisogna arrivare. Forse proprio questo, avete bisogno di un attimo più di tempo, perché quando anche tu dicevi voglio passare i turni di Coppa Italia perché ci danno partite, perché alla fine ti manca la dorsale, ti manca il centrocampo dell'anno scorso, domenica ce n'erano in campo 5 su 11 nuovi e Lever era arrivato da 4 giorni, quindi forse proprio il fatto di Sì, fare un partite, po' quello, forse un periodo di tempo reparto tutto offensivo di metà nuovo. campo è nuovo, e anche,
Morra con gli altri non aveva mai avuto modo di giocare per vari motivi, quindi però questo, ripeto, non deve essere un alibi, deve essere uno stimolo a voler migliorare, a dover lavorare per crescere, per migliorare. E ripeto, anche così le partite si possono e si devono vincere. Poi arriverà il momento dove saremo perfetti al 100%, dove saremo tutti in campo in 11, perché l'altro giorno qualcuno, rispetto a quello che avevamo visto nel precampionato, non so, magari la tensione della prima partita, o magari non ancora la brillantezza, non si sono espressi al 100%. Quindi, nonostante questo, siamo andati molto vicini a una vittoria, anche attraverso un po' di fatica, chiaramente. Purtroppo, non abbiamo raccolto il risultato pieno, però io sono molto fiducioso. Su cosa vorrai ancora lavorare, quindi per migliorare e per raggiungere forse la perfezione, quindi. No, un po' sui meccanismi, sulle sincronismi, sulle qualità dei singoli. L'anno scorso ci abbiamo messo qualche partita per trovare i giusti sincronismi, per trovare i giusti aggiustamenti, anche le caratteristiche dei giocatori tra di loro, quelle che si combaciano un po' di più. E su questo dobbiamo chiaramente lavorare, migliorare. Lo si fa per forza di cose, chiaramente in settimana, ma poi le somme si traggono la domenica, e quindi quando poi ti confronti con gli avversari, li vedi se il lavoro che fai è costruttivo. Senti, volevo chiederti, parlando della formazione, della morte lo vediamo Sì, dall'inizio e poi, grazie che mi hai detto. basta poi per la formazione. No, 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 Beh, sì, l'inizio del giorno volevo perché chiedere un'altra sì. cosa. Siccome ti eri speso e a mio avviso anche dimostrando da parte tua una visione ben chiara perché si trovasse al più presto una soluzione al caso, tra virgolette, che non è un caso, vabbè, però, insomma, al caso della morte. La soluzione finora non è stata trovata. Ti chiedo come vedi il ragazzo, che cosa ne pensi a oggi che siamo alla seconda partita di campionato. Il ragazzo si aspetta sempre una soluzione, ma lo vedo a posto. Ha recuperato completamente dal punto di vista fisico. Magari non è al 100% perché chiaramente ha avuto qualche intoppo durante la preparazione, però Matteo, quando c'è la palla, è in grado di determinare, quindi dobbiamo solo rimetterlo nelle condizioni di fare quello che sa fare. Io di testa E c'è, questo dal di punto di testa c'è. vista tecnico sportivo lo stiamo rimettendo dentro. In testa sì, in testa sì. Io volevo chiederti se adesso che hai anche Fausto Rossi a disposizione, se potrebbe essere un'opzione per il centrocampo e magari come stanno, come hai visto, sono arrivati adesso, ma in che situazione sono i due nuovi dell'Alatè Capone, se tipo Leverba è arrivato e è andato in campo dopo 5 giorni. Loro hanno lavorato, hanno bisogno di. Fausto sta benissimo, ha avuto la possibilità di giocare in Coppa Italia, quindi la condizione ce l'ha ed è sicuramente una soluzione importante di qualità in mezzo al campo. E Capone l'abbiamo visto ieri e oggi, anche lui deve trovare un po' più di brillantezza, un po' più di forma fisica, perché faceva un lavoro differenziato, era un po' fuori rosa, diciamo così, dove era, quindi lavori con la palla ne ha fatti pochi, quindi c'è da aspettare un attimo. Però per le condizioni fisiche che ha, per le caratteristiche fisiche che ha, non credo ci metterà molto. Mentre Della Latta non l'ho ancora visto, arri è arrivato, non l'ho ancora visto nel senso in campo, non l'abbiamo ancora visto in campo perché è arrivato proprio all'ultimo secondo, quindi oggi a pranzo. Hai lavorato, immagino, sulla fase difensiva in questi giorni. Sì, un po' su tutto, dobbiamo crescere un po' su tutto, proprio perché comunque ci sono dei meccanismi, degli automatismi su cui lavorare, di conoscenza nei compagni di reparto, per cui c'è da lavorare un po' su tutto.
Volevo fare una considerazione su della morte. Domenica, quando è entrato, il pubblico l'ha accolto in maniera molto entusiasta, positiva. Questo forse lo ha aiutato anche ad esprimersi al meglio poi quando è sceso in campo, credo, no? Difficile, il pubblico di Vicenza ci capisce, quindi chiaramente quando entra in campo un giocatore così sa quello che gli può dare e l'ha dimostrato, determinando tre o quattro giocate importanti, così come mi ricordo lo scorso anno, dalle grosse critiche a Ronaldo, poi dopo erano applausi e scena aperta, quindi c'è solo da dimostrare il grande atteggiamento e il grande spirito che anche l'altro giorno c'è stato. E poi dopo le qualità dei singoli, sicuramente i tifosi dell'Anel le sanno apprezzare. Senti, Lezza come sta? Perché devo essere sincera, ma non aspettavo titolare, poi ho visto che non ha Laezza giocato. sta settimana si è allenato al 100% con la squadra ed ha dato segnali di essere a posto al 100%. E quindi lui, no, non mi Ho già rispondo. risposto, ti ho già dato la prova della morte, come Basta. stai? Sì, volevo chiederti, mister, Della Latta è un giocatore che ha anche una capacità balistica notevole, che magari forse mancava prima a questa squadra, soprattutto contro le squadre che magari si chiudono un po' e quindi si può anche trovare la soluzione da fuori in questo caso. È un giocatore che ha dimostrato in carriera di saper fare gol, di avere tempi di inserimento e anche qualità di conclusione. È un elemento, ripeto, che a me è sempre piaciuto, è un elemento duttile. Mi ricordo addirittura che cioè, dal tre quarti alla mezzala, al braccetto di destra, credo abbia fatto tutti i ruoli nella spina dorsale di una squadra. E quindi è un bel jolly, è un bel inserimento. Poi è un vincente, Sì. quindi. Abbiamo parlato molto del Vicenza, dobbiamo parlare anche un po' dell'avversario di domani. Comunque, cosa ti aspetti dall'avversario di domani? Ma la squadra, la pergolettese è sempre costruita con dei giocatori di grande esperienza e dei giovani interessanti. Anche quest'anno la squadra è costruita in questo modo. Ho visto la partita che hanno fatto con la Provercelli e anche quelle che hanno fatto precedentemente, e sono una squadra propositiva, una squadra che mette grande energia in campo, anche con una buona organizzazione di gioco. E poi in quel campo là c'è sempre da battagliare per vincere e portare a casa le partite, perché comunque è un ambiente bello. Senti, si sono schierate le 9.000 presenze alla prima del campionato, è bellissimo, ma vi carica anche di tante responsabilità. Infatti adesso anche in questo bisogna trovare il giusto equilibrio, perché sarebbe bello vivere sulle ali dell'entusiasmo come è stato fatto lo scorso anno dall'inizio fino alla fine, ma in un campionato dove ci sono 38 partite ci possono essere anche alti e bassi e bisogna anche saper convivere, perché da un lato ti trasmette tanta energia, ti sostiene, ti spinge fino alla fine, come il nostro pubblico ha dimostrato anche l'altro giorno, e dall'altro lato bisogna anche saperci star dentro, quindi è un po' quella cosa dove dobbiamo migliorare. L'anno scorso c'erano le squadre più accreditate che assomigliavano un po' anche a quelle di quest'anno, no? Poi dal nulla così, un po' a sorpresa, è uscito il Mantova e ha fatto il vuoto. Secondo te quest'anno c'è un'altra squadra temibile sotto quell'aspetto che magari nessuno tiene in considerazione? Ma non lo so, adesso in questo momento le squadre, diciamo così, un po' più blasonate come noi, il Padova ha mantenuto lo stesso organico, cambiando pochissimo, perché loro già lo scorso anno a gennaio avevano, diciamo così, completato la rosa abbastanza pienamente. La Triestina mi sembra un'ottima squadra. Dagli ultimi movimenti di mercato, la Feralpi sicuramente è diventata una delle squadre da battere, perché ha inserito tre giocatori forti in una squadra con tanti giocatori che sono scesi dalla B. Lecco sicuramente per ambiente, per piazza. Sorpresa vera e propria, non saprei. Forse Novara sicuramente è una squadra che potrà fare un buonissimo campionato, però in questo momento non mi sembra, guardando un po' le partite di Coppa Italia e guardando la prima di campionato.
scusa, infortunati hai solo Chester o ovviamente hai lungo dei geni? Solo quelli. Ultimissima cosa, dalla prima partita e comunque dalla Coppa, le indicazioni sono state che l'attacco sono andati tutti in gol e quindi un segnale molto positivo. Per quanto riguarda, ne parlavi anche tu prima, il discorso dei gol subiti, l'anno scorso se non mi ricordo male 13 su 28 partite compresi i playoff. Quest'anno il Vicenza ha comunque sempre preso gol a china amichevole. È più una fase di meccanismi, di automatismi, come dicevi tu, o anche un po' di disattenzione, di poca cattiveria in alcuni frangenti? Un po' di automatismi, un po' di caratteristiche anche, e sicuramente dobbiamo calarci meglio, con più attenzione. L'altro giorno abbiamo subito gol su una palla inattiva, abbiamo rischiato ancora sul calcio d'angolo in un'altra situazione, e lì serve grande attenzione. Ma la trovi attraverso le partite questa, eh? Non la trovi in allenamento dove marchi un compagno, dove lavori con il compagno di reparto, la trovi contro gli avversari. Per questo si diceva anche prima che era importante fare le partite di Coppa Italia. E poi l'altra l'abbiamo subita ancora da uno sviluppo di una palla inattiva ributtata, una mezza mischia. Quindi sono cose che in allenamento difficilmente le trovi, le trovi attraverso la partita. Poi ci lavori chiaramente, però sono cose che trovi in partita, e questo è un aspetto che dobbiamo indubbiamente alzare. Grazie. Va bene, grazie. Grazie.